Bella a tutti ragazzi e bella a tutti, io sono Alessio M e ci troviamo di nuovo su Brawl Stars. In questo video vi farò vedere un trucco come uccidere il boss in raid, qua che sono smodata, immediatamente. Che già arrivi dopo la smodata 2 che la smodata 3. Però dovete avere Corvo, ragazzi, io non ce l'ho, però ci sono arrivato. Corvo, vedete? Ok, appena selezionate Corvo, io non ce l'ho, quindi farò il campo di prova. E ora guardate cosa succede appena lo faccio io. Benissimo, ci troviamo qua nel campo di prova. Intanto dovete caricarvi la super. Benissimo. È già fatta la super. Appena avete la super, il boss si distrae con gli altri compagni, voi ci andate attaccato e gli fate la ulti. E vi ritorna già subito. Visto, ragazzi? E allora fate questo procedimento. Cliccate sempre la ulti. E così il boss lo distruggete in meno di un minuto, ragazzi. Guardate già quanta vita ha. Cioè, già abbiamo superato la metà. 36.000, 30.000, perché guardate ragazzi, qua 5.000 di danno più al secondo, guarda, e il boss è già distrutto. Cioè, raga, un metodo impressionante proprio. Oppure mettete Dynamite, Dynamite. Io ovviamente non c'è raid in questo momento, però ci sarà. Però non in questa settimana che c'è roba a salto. Però appena c'è raid, voi dovete fare così con il boss. Guardate. Stessa cosa, però ci metterò più tempo ad uccidere il boss. Però non fa niente, ci mettete comunque poco. Tipo Corvo un minuto, invece quelli Dynamite 2 non lo so. Allora, dovete farvi già subito la super, infatti io me la sono già fatta. Andate come prima appiccicati al boss, mettete il bombolone e boom! E lo distruggete. Poi cosa dovete fare? Non avrete subito la ulti come Corvo. Quindi date un pizzichino di colpino al boss. Vedete, guardate. Non ho subito la super. Allora date dei colpi al boss. Due, perché visto che vabbè. Appena avete sempre due colpi e guardate già, ora tutto velocemente. Anche questo corvo fa più danno, però pazienza. Vabbè, per chi non ha corvo. Infatti io uso sempre Dynamite. Infatti guardate già, siamo già alla metà. Bene. C'è un metodo impressionante. E chi ve li porta sti metodi? Alessio M. Poi scrivetemi nei commenti se avevo ragione. Poi una volta i raid faremo questo metodo, se ci riusciremo. Non me lo devo dimenticare proprio. Guardate, no, forse ci mette più di 2 minuti, però pazienza. Perché ci sono anche già quelli che gli danno i colpi. E ultimo colpo. E il boss è distrutto. E fate sempre gli stessi procedimenti. Benissimo. Questi erano i metodi per come distruggere il boss in poco tempo. Altro metodo, che è questo metodo, quasi lo stesso, però per chi ha la stellare del bombolone, raga, ci mettete 2 secondi. Beh, modo di dire, però ci mettete pochissimo. Qua non c'è raid, però c'è caccia al boss, che è simile. Però è un po' diverso. Guardate, ragazzi, c'è anche così si può fare. Mettete la stellare del bombolone, se la avete. Cioè, più livello alto avete, meglio è. Se avete la stellare, quella che va in alto, pazienza. Vabbè, non funzionerà, però avete già tanta vita. 3.920, come io che ho col stellato.
Bene, primo metodo. Prendersi tutti i power-up. Guardate, ragazzi, vi faccio già subito la ulti. No, vabbè, non subitissimo. Aspettate, guarda, siamo già a prima posizione. Benissimo. Ecco, il boss ora è immune. Vabbè. Qua c'è qualcuno, bombardino, che ci voleva fare gli scherzetti. No, raga, sono morto. Oh mio Dio. Non devo morire. Non sono morto per un pelo. Adesso questo bombardino mi sta disturbando. Brava quella Jessie che ha ucciso bombardino. Ci dobbiamo caricare sta super, ragazzi. Mi hanno ucciso come un pollo perché mi ero distratto. Allora, qua ci sono tre power-up. Sto dando Mike, ma mi ammazza in 3 secondi. No, l'ho ammazzato io. Ho la super, però non la devo usare. Bene, bravo Spike che mi ammazza. Bravo Spike che mi ammazza. Spero di rinascere vicino al boss, così almeno facciamo subito la... Là c'è una rissa tra un 8 bit e un bombardino. Bombardino non l'abbiamo ucciso, però a noi non ci interessa. A noi ci interessa fare la ulti al boss sopra. Se quella Jessie se ne va, meglio. Satara mi ha rubato i power up. Attenzione, momento. No! Raga, che schifo. Ma non è possibile. Ha fatto la ulti. Subito. Com'è possibile? Benissimo, ragazzi, abbiamo la ulti. Allora, dov'è sto boss? Che adesso gli faccio vedere io come gli faccio la ulti. Dov'è sto boss? No, non è qua. Poi arriva Frank che ci ammazza. Attenzione! Ecco il boss. Spero che non mi fa la ulti come prima. Attenzione! Momento bellissimo. Vabbè, ci sono gli altri che mi hanno ucciso. Potrebbe anche capitare, perché ci sono anche i robottini. Potrebbe anche capitare. Oppure fate le ulti già così, subito. Che sarebbe anche un po' meglio, perché sennò poi il boss vi prende vita. Ah, no, 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 no. No, però quell'Eugenio con 4 di vita, no, scusate. No, no. No, ma... No, ma com'è possibile? Vabbè, sto Franco mi ammazzi in un colpo. Se io non ho un power up. Ecco, benissimo. Già mi sta ammazzando il boss. Fa 1400. Ecco, bravo bombardino che mi uccide. GG. Benissimo, qua c'è una rissa tra Eugenio e Frank. Ovviamente vince Frank. Attenzione che sto Franco ci ammazzi in un colpo. In 2 colpi. Però sono rimasto con 56 di vita. No, quell'Eugenio è stato Pollo a prendersi Frank. Guardate, guardate. Vabbè, ma mi uccidono sempre. Vabbè, ma come si fa? Scusa. Vabbè, c'è differenza tra raid e caccia al boss. Però io non avevo caccia al boss. Cioè, non ho raid. Attenzione che è il Frank di prima, lo dobbiamo uccidere. No, non posso crederci. Dov'è Frank? È scappato. Non è scappato. Aspettate che Stanita mi vuole tormentare un pochino. No, non mi mettere lo... vabbè, partita finita. Seconda posizione su 10. Vabbè, gente era amichevole. Raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete mi piace e al prossimo video.